Erasmo Mulè, a cui chiediamo subito quell'azione nel finale, perché tu con Moruzzi avete protestato tanto con l'assistente, la salita era sembrata con i tempi giusti, invece la bandierina è rimasta giù. Ma guarda, dal campo la sensazione è quella di un'ottima risalita e di aver lasciato gli avversari in fuorigioco. Non ho visto le immagini, però la sensazione dal campo era quella lì. Poi siamo stati bravi comunque a continuare a giocare e a chiuderla, aspettare comunque la fine della partita. Esordio dal primo minuto, esordio con 3 punti in una trasferta non facile. Questo qua è un campo difficile, veniamo da una sconfitta, ci volevamo rifare, quindi possiamo dire che questa è una grande vittoria, soprattutto perché, come detto all'inizio, è un campo difficile, quindi è una vittoria che fa tanto morale questa qui. Mulè viene dall'Avellino, ha giocato titolare in piazze importantissime, però quest'anno ha dovuto fare un po' i conti, fortunatamente per il Pescara, con un Brosco e Pellacani che ieri Baldini ha detto da categoria superiore. Ti pesa un po' fare il terzo centrale? Ma no, se vuoi stare in piazze importanti sai che c'è concorrenza, quindi non è una cosa che mi fa paura, cerco sempre di farmi trovare pronto, come è successo questa sera. L'importante comunque è vincere, e quindi questa sera era importante la vittoria. A gennaio chiederei un po' più spazio. Ah, no, questo per il curriculum di Erasmo Mulè lo dico, per la stima che abbiamo. No, siamo comunque prima al momento, quindi se vuoi vincere sai che in squadra ci devono essere giocatori forti, quindi ben venga. Fossati si sta muovendo molto bene questa sera, ma sia tu che Pellacani lo avete limitato al massimo, perché Saio ha fatto la prima parata su Dursi nel finale. Sì, diciamo che siamo stati bravi sulle preventive, magari qualche azione 90 minuti che però ci può stare, però penso tutto sommato abbia gestito bene la situazione. Studio per Erasmo Mulè. Fabio. No, faccio i complimenti al ragazzo perché non è semplice giocare dopo tanto tempo e farsi trovare pronto, però volevo chiedere proprio dall'alto comunque della sua esperienza, avendo già giocato tanti anni, quanto è semplice giocare vicino a Pellacani, cioè secondo me è un giocatore che per un compagno di reparto dà tantissima sicurezza. Quanto è facile giocare a fianco a Pippo Pellacani? Ma comunque lui ha esperienza, quindi ti trovi bene, poi sai, noi lavoriamo tanto in settimana, quindi no, non è stato un problema giocare con lui, come con lui come con Brosco. Chiudiamo così, mancano 3 giornate alla fine del 2024, quindi dell'anno sportivo, dell'anno solare. Legnago, poi trasferta a Campobasso e poi la Ternana. Si gioca tanto in queste 3 partite il Pescara? Ma sicuramente è una fetta importante di campionato. Noi dobbiamo pensare a domenica dopo domenica. E, sì, speriamo di fare bottino pieno, però è ancora lunga. Vogliamo far bene già dalla prossima. Poi più là penseremo alle altre. Ti chiedo un'ultima cosa. Oggi è giocato centrodestra nella difesa a 4. Per te giocare centrosinistra è la stessa cosa, nel senso dovesse mancare Pellacani giocare in coppia con Riccardo centrosinistra, o preferisci questa posizione? No, va bene sia centrodestra che centrosinistra, l'ho fatto tutte e due, gioco pure in difesa a 3 da braccetto, sia a destra che a sinistra, certo. Quindi non ho nessun problema, tanto alla fine è lo stesso ruolo, quindi non cambia praticamente niente. Soprattutto, e chiudiamo guardando un po' quella che è stata la carriera finora di Erasmo Mulè, quei 3-4 gol l'anno con i tuoi colpi di testa su pallina attiva ci sono sempre stati. Sì, dai, diciamo che il vizietto del gol c'è stato negli anni, speriamo anche quest'anno di farne qualcuno, dai, vediamo un po' cosa succede qua alla fine.